in forza di questa visione mediata appunto da Hegel, mediata da Marx, mediata anche, come diremo prossimamente, da Gentile, Gramsci defatalizza l'esistente e insiste molto sul fatto che i nessi di forza capitalistici possono essere superati unicamente agendo concretamente, con la lotta di classe orientata a spezzarli e a instaurare quella che Gramsci stesso chiama una nuova civiltà e chiama anche la società regolata, società regolata. L'oltrepassamento delle contraddizioni capitalistiche, una volta di più, non dipende dall'andare fatale delle cose, dalle contraddizioni economiche, bensì dall'agire politico. È solo nella lotta politica che si può togliere la contraddizione economica. È solo appunto agendo, in der Praxis, che può darsi la verità appunto come trasformazione dell'oggetto, di modo che esso comporti la piena realizzazione della ragione stessa nella storia. Occorre appunto, dice Gramsci a più riprese, come abbiamo visto anche in precedenza, superare politicamente la contraddizione economica. Ecco, questo è un po' uno dei temi portanti dei quaderni di Gramsci. Cioè, la contraddizione economica non si toglie economicamente, con buona pace del determinismo marxista. Si toglie politicamente, dunque organizzando le masse, istruendole, innalzandole, vi ricorderete i principi della testata dell'ordine nuovo: istruitevi, organizzatevi, agitatevi. Bisogna istruire le masse, farle uscire dalla passività, farle diventare masse politicizzate che agiscano nello spazio del mondo grande e terribile, come Gramsci lo chiama. Per questo appunto potremmo dire anche noi, civettando qua e là con Hegel, come diceva Marx nel Capitale, la negazione della negazione, cioè la negazione di quel capitalismo che è negazione dell'umanità stessa, del vivere comunitario, non può intendersi per Gramsci come l'esito inaggirabile di processi impersonali o come, se volete, il togliersi automatico della contraddizione per virtù sua propria. Al contrario, la negazione della negazione consiste nella consapevole assunzione delle contraddizioni reali all'interno della prassi che si fa politica e che nella congiuntura storica opera in vista della razionalizzazione del mondo. La città futura, l'ordine nuovo, la società regolata restano orientamenti teleologici della praxis che maturano all'interno di condizioni obiettive e che possono instaurarsi solo tenendo in considerazione le condizioni obiettive. Nascono nelle condizioni obiettive e in esse possono realizzarsi. Dunque non c'è nessuna necessità né alcuna volontà astratta che nasce, potremmo dire così, come Minerva dalla testa di Giove. Nasce appunto dalla concretezza storica, l'esigenza stessa del comunismo gramscianamente inteso come superamento del capitalismo. Per questo appunto, dice Gramsci, la filosofia della praxis deve defatalizzare l'esistente, ossia, ecco tornare un tema su cui abbiamo insistito, far passare l'oggettivo al soggettivo, pensare l'oggettivo come subjectif, ricordate il passo di Marx letto e commentato, cioè tornare a pensare il mondo oggettivo che a tutta prima si presenta come oggettività data, indipendente da noi, come esito della nostra prassi e dunque come oggettivazione di un soggetto. Far passare al soggettivo ciò che è dato oggettivamente, dice Gramsci a più riprese. Appunto, facendo sì che le masse stesse diventino consapevoli di questo, di cui è la necessità di trasformare la filosofia della praxis in una visione, diciamo così, egemonica, che sappia costituirsi come senso comune, cioè come ideologia di lotta politica. E occorre, in questo senso, rivoluzionare il concetto stesso di previsione all'interno del marxismo. Già vi ho detto che per il marxismo deterministico la previsione era intesa come una sorta di attesa messianica dell'avvento del signore comunismo, ecco, diciamo così, della automatica produzione
del comunismo come portato necessario delle leggi della storia. La sociologia stessa, abbiamo visto Gramsci, la critica esattamente su queste basi, perché pretende di prevedere lo sviluppo naturale della società nelle sue fasi evolutive, come appunto si prevede l'evoluzione della ghianda in quercia, diceva Gramsci, se ricordate. Ebbene, contro questa visione, dice Gramsci, bisogna opporsi radicalmente, perché appunto non è possibile prevedere l'avvento della società regolata come se fosse un evento necessitato. Ricordo a questo proposito che l'amico nemico di Gramsci, Amadeo Bordiga, che appunto abbiamo visto, qui meriterebbe anche lui una trattazione a sé, noi l'abbiamo incrociato come antagonista di Gramsci sia sul piano filosofico, perché è portatore di un marxismo deterministico, previsionale, che pensa al togliersi delle contraddizioni in forza dell'andamento stesso delle cose, che pensa che la classe operaia non debba essere istruita perché ciò è un inutile cedimento, di più un dannoso cedimento a una visione borghese delle cose. Ma poi Bordiga è contrapposto a Gramsci sul piano politico, fa parte di una sorta di settarismo intransigente di sinistra che non accetta compromessi, è l'ala sinistra, diciamo, del movimento comunista Bordiga, infatti viene poi sconfitto da Gramsci in maniera definitiva con le tesi di Dione. Ebbene, Bordiga, a proposito di previsioni, arriverà a pensare l'avvento del comunismo prevedibile come si possono prevedere le eclissi, a livello previsionale della dialettica della natura applicata alla storia, del Naturprozess applicato anche alla storia, alla società, come diceva Bordiga, è l'esempio massimo, potremmo dire anche dopo Gramsci, perché vive anche dopo Gramsci Bordiga, è l'esempio massimo di come certo marxismo sviluppi solo la parte positivistica del discorso di Marx e istituzionalizzi appunto questa visione deterministica e fatalistica che, se all'inizio, dice Gramsci, può avere una funzione per le masse oppresse, poi diventa deleteria quando diventa una corrente filosofica dominante. E appunto Bordiga prevedeva l'avvento del comunismo, aveva previsto anche l'anno preciso in cui si sarebbe realizzato, e da questo punto di vista è l'esempio esattamente della potremmo chiamarla così, dell'infausta tendenza al previsionismo certo, tipico di certo marxismo, laddove invece Gramsci rovescia questa prospettiva, perché a pagina 1404 scrive: e come potrebbe la previsione essere un atto di conoscenza? Come si può prevedere, appunto, come si può conoscere qualcosa che ancora non c'è stato? Come si può prevederlo nella conoscenza? Per il marxismo volgare sappiamo come sarà il futuro perché lo prevediamo conoscitivamente, come si prevede appunto che dalla ghianda vi sarà la quercia. E Gramsci dice invece: si conosce ciò che è stato o è, non ciò che sarà, che è un non esistente e quindi inconoscibile per definizione. Qui siamo ancora totalmente nell'alveo dell'hegelismo, ricordatevi bene che nella filosofia hegeliana si può conoscere il presente, il proprio tempo appreso nei concetti, e si può conoscere il passato, la ricostruzione storica delle figure in cui la ragione si è incarnata nella storia, le tappe evolutive dello sviluppo storico passato, ma non si può mai conoscere il futuro, no? Da cui la indebita tesi riferita a Hegel, per cui per Hegel la storia finisce a Berlino, sulla sua cattedra filosofica berlinese, non vi fosse futuro. Hegel sta dicendo un'altra cosa, Hegel sta dicendo che non si può fare filosofia del futuro, parla del presente. Si occupa di ciò che è nel tempo presente, ponendolo in relazione con l'eterno, e già così ha abbastanza da fare, potremmo dire, parafrasando Hegel stesso, laddove invece del futuro non ci si può occupare. La notola di Minerva si alza sempre crepuscolarmente al far della sera, e qui Gramsci sta dicendo hegelianamente la stessa cosa: non si può parlare del futuro, perché il futuro è non ancora esistente.